Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video. Non è un video dall'Iran perché appunto ho pensato di spezzare un pochino la serie, tra virgolette, ma per l'appunto sto sfruttando il fatto che per Star Wars sta per uscire praticamente un nuovo capitolo della saga per parlare un pochino delle location che si possono visitare in Europa, che appunto sono state teatro di alcune scene dei precedenti film e che potrebbero anche diventare le destinazioni delle vostre prossime vacanze. Guardatevi tutto il video, fatemi sapere se siete stati in qualcuna di queste location o se magari avete intenzione dopo questo video di esplorarne qualcuna. La prima location si trova in Italia, precisamente sul lago di Como, e si tratta di Villa del Balvianello, che si trova vicino a Lenno. Questa location l'abbiamo vista in Star Wars Episodio 2, l'attacco dei cloni, in cui appunto c'è un matrimonio all'interno di questa villa. Peraltro, ci sono persone che ricreano i loro matrimoni in tema Star Wars proprio all'interno di questa villa dopo aver visto appunto questo film. Per la seconda location ci spostiamo a Finsen, che è un piccolo villaggio di montagna in Norvegia, che pensate non ha strade di accesso e che è stato scelto da George Lucas per girare le scene del pianeta ghiacciato. Nell'episodio 5 l'impero colpisce ancora. Per l'appunto la battaglia di questo episodio si svolge appunto su un ghiacciaio che è praticamente lì vicino e se lo visitate di estate potete esplorarlo a piedi. La terza location è Grindelwald in Svizzera. Questa location per l'appunto compare nell'episodio 2, La vendetta dei Sith. E le montagne che ci sono attorno a questo paese rappresentano il paese natale della principessa Leia. Nella realtà, invece, questo posto sulle Alpi è principalmente un resort sciistico svizzero che offre piste per l'appunto da sci e un ambiente veramente pittoresco. Mentre in estate potete camminare lungo i vari percorsi a piedi e godere di vedute mozzafiato. Per la quarta destinazione torniamo in Italia, più precisamente in Sicilia, sul Monte Etna. Del famoso vulcano, quando iniziò ad eruttare nel 2002, vennero riprese numerose sequenze di eruzioni che vennero poi sfruttate come sfondi per l'episodio 3, La vendetta dei Sith. Sempre in Italia c'è la Reggia di Caserta, che è patrimonio UNESCO ed è comparsa per ben due volte nei film di Star Wars. Prima durante La minaccia fantasma, perché sono gli interni del Palazzo Reale, e sempre come interni del Palazzo Reale è comparsa anche nell'Attacco dei Cloni. Non poteva che essere usata appunto questa reggia per rappresentare questi due palazzi reali. Stessa destinazione è Siviglia, in Spagna. Infatti gli esterni della dimora reale di Naboo, negli episodi 1 e 2, sono stati girati nella famosa Plaza de España della città. Settima location è Skellig Michael, una piccola isola in Irlanda. Anche questa isola è patrimonio UNESCO e si trova al largo della costa irlandese ed è visitabile in barca con un permesso speciale. Su quest'isola infatti è stata girata la scena conclusiva del settimo episodio della saga di Star Wars. Bene ragazzi, spero che il video l'abbiate trovato interessante, di aver trovato magari qualche spunto se siete dei fan per andare a farvi un giro in uno di questi sette luoghi. Se vi è piaciuto lasciate un bel like e se non lo siete iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video che escono su questo canale. Qui sotto in descrizione trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure in giro per il mondo e non solo. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life e che la forza sia con voi.